ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Buonasera e bentrovati amici radioascoltatori di ANG Radio Agropoli Generation. Vi presento subito l'ospite di questa sera. Si tratta del neo consigliere regionale Italia Viva e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alpurri, in collegamento web con noi, Tommaso Pellegrino. Buonasera Presidente. Buonasera a voi e buonasera a tutti. Approfitto per salutare anche i ragazzi in collegamento. Bentrovati ragazzi. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Presidente, lei non ha bisogno di presentazioni, ma vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori, ai fini di una corretta informazione, chi è il nostro interlocutore. Medico chirurgo, dirigente di chirurgia generale e oncologia del Policlinico Federico II di Napoli. È stato eletto consigliere regionale per la prima volta nella sua carriera politica. È stato anche deputato, segretario di presidenza della Commissione Antimafia e capogruppo della Commissione Affari Sociali della Camera, sindaco del comune di Sassano per due mandati consecutivi. Spero di non aver dimenticato nulla. No, perfetta, è stata impeccabile. Perfetto. Allora entriamo nel vivo dell'intervista. Inizierei proprio a proposito della carica da consigliere. Innanzitutto complimenti. Vorrei sapere cosa significa per lei questo successo politico. Ma significa una grande attestazione innanzitutto di stima, di affetto e di fiducia. Quando oggi si deve fare una scelta, soprattutto una scelta politica in campagna elettorale, ognuno di noi mette in ballo anche la propria storia personale. Quando si sottopone al giudizio della gente, si sottopone anche rispetto ad una valutazione rispetto a quello che abbiamo fatto nella nostra vita, nella nostra attività lavorativa e in politica. Avendo io ricoperto anche un po' qualche ruolo, appunto come ricordavi tu, in politica, ovviamente questo significa sottoporsi al giudizio delle persone. E il risultato così importante, che è andato anche al di là magari di certe aspettative, è proprio un risultato che, dove c'è un grande attestato di fiducia. Questa fiducia mi responsabilizza ancora di più e mi rende ancora di più, mi stimola ancora di più a lavorare in un certo modo per la nostra terra, per la nostra gente. Bene, a proposito della nostra terra, vorrei fare una domanda come presidente del Parco, ma anche come consigliere. Uno dei problemi più rilevanti del nostro territorio è lo spopolamento delle aree interne. Come intende affrontarlo questo problema? Senza demagogia e senza populismo. La demagogia è quella che dice dobbiamo fermare i giovani, non farli andare fuori. Invece io dico che i giovani devono andare fuori, sarò controcorrente. I giovani devono andare a maturare esperienze fuori, devono andare a maturare conoscenze fuori dai propri territori, devono andare a confrontarsi con altre realtà e capire anche determinati modelli che ci sono in realtà diverse dalle nostre. Poi, quando scelgono di ritornare e magari scelgono di costruire la propria famiglia sui nostri territori, allora lì che una politica seria, lungimirante, concreta, deve fare di tutto per metterle in condizioni di poter costruire il proprio futuro e la propria famiglia nel territorio nel quale viviamo. Ecco, questo è il modo serio per parlare anche del tema dei giovani che vanno fuori. Dopodiché va detto che oggi abbiamo un problema non solo di spopolamento di un territorio, ma un problema anche di spopolamento dei nostri centri storici. E questo a che cosa è dovuto? Si verifica in tutta Italia. È dovuto al fatto che ormai chi costruisce una famiglia, chi fa un investimento lo fa nei luoghi, nei territori dove ci possono essere più servizi, dove possono avere sotto casa tutti i servizi, dove possono avere i parcheggi, dove possono avere la possibilità chiaramente di vivere in modo più tranquillo possibile. È una scelta che fanno, ripeto, in tutti i luoghi d'Italia, non soltanto da noi. Certo è, se noi continuiamo a perdere opportunità, a perdere servizi, a perdere occasioni, è chiaro che quei giovani
oltre ad andare fuori a maturare le esperienze, magari non scelgono di ritornare nei territori nel quale vivo, nel quale hanno vissuto, nel quale dove sono nati, ma fanno altre scelte. Ecco perché oggi noi dobbiamo fare in modo che i territori belli, importanti, prestigiosi come i nostri devono diventare anche opportunità per voi, per i nostri ragazzi, perché se diventano opportunità, allora quantomeno siete voi a poter scegliere se vivere da noi qui nel territorio del parco o vivere da qualche altra parte. Se quelle opportunità non ci sono, scegliete certamente di vivere. Esattamente. Bene, vogliamo passare alle prime domande. Alessandro, vuoi fare una domanda? Va benissimo. Buonasera, Presidente. Ciao Alessandro. Allora, io ho avuto modo di incontrarla quest'estate a Scario all'inaugurazione della spiaggia della Resima. Sì. E mi sono occupato proprio della sorveglianza e del servizio da bagnino sulla spiaggia. Io ho avuto modo di incontrare tantissimi turisti, perché le posso assicurare che ne sono arrivati a migliaia, anche grazie al Covid. E molti di questi turisti mi dicevano che non conoscono questi luoghi così belli e affascinanti per loro, perché le posso assicurare che molti restavano a bocca aperta. Secondo lei, oltre agli spot, come potremmo far conoscere questi posti anche all'estero, al nord Italia, che per loro sono del tutto sconosciuti? Ma anche qui dobbiamo fare una riflessione però, Alessandro. Dobbiamo fare la riflessione, è quella di dire che il nostro non è un turismo di massa, il nostro è un turismo di qualità. È un turismo settoriale e anche un turismo esperienziale. Io devo dire, noi dovremmo concentrarci un po' di più nel promuovere quel turismo esperienziale che si può fare nei nostri territori. Devo dire, negli ultimi anni noi abbiamo fatto dei salti, dei passi da gigante, perché abbiamo oggi un territorio che magari fino a un po' di anni fa era veramente completamente sconosciuto e fino a un po' di anni fa si confondeva quasi tutti il Cilento col Salento, era una confusione continua. Oggi su 100 persone ne trovi una, due, ma bene o male ormai abbiamo lavorato molto, soprattutto per riaffermare l'identità proprio del nostro territorio. E proprio in termini di promozione, se tu vai a guardare, abbiamo veramente fatto tantissimo. Cioè, noi non è passato un mese che non eravamo alla ribalta di qualche trasmissione nazionale. Cioè, penso del nostro territorio, il nostro parco ha avuto un'attenzione mediatica straordinaria, un'attenzione mediatica incredibile negli ultimi anni. E questo, d'altra parte, quest'anno anche i risultati, è vero, in parte dovuti al fatto che non si poteva andare all'estero, non si poteva andare altrove, ma laddove oggi ci dovevamo confrontare con le altre realtà italiane, non siamo stati secondi a nessuno. Oggi tutti mi dicono che quest'estate c'è stata veramente sono stati risultati importanti, e devo dire c'è stato anche un turismo di qualità nel nostro territorio, e anche questo ci fa molto molto piacere. Allora, noi dobbiamo continuare a insistere, a lavorare sulla qualità dei servizi, anzi dobbiamo migliorare la qualità dei servizi, perché è uno dei grandi temi. Se noi guardiamo ad un turismo di qualità e poi abbiamo pessimi servizi, noi non prendiamo né il turismo di massa né il turismo di qualità. Allora, dico, lavoriamo sui servizi di qualità, anche perché, qui lo dobbiamo dire, cioè, quando si investe in qualità, i risultati tornano sempre. Io vi posso citare, non faccio i nomi per non evitare di fare pubblicità, ma alcune strutture d'eccellenza che hanno realizzato nei nostri territori, che sono sempre occupati. E non immaginate quante persone mi chiamano per chiedere di potergli trovare un posto in quella struttura perché è sempre occupato. Che cosa significa? Significa che quando si investe in qualità, la gente viene e si riesce ad avere anche dei risultati. Grazie mille. Noi ci auguriamo di estendere il turismo tutto l'anno, non solo in 2-3 mesi lavorativi estivi, perché il lavoro purtroppo si attiva. Questo è vero, però anche su questo dobbiamo dire un'altra cosa, però diciamocela. Allora, i flussi turistici indeterminati, è vero, noi dobbiamo cercare di concentrare le possibilità di avere i visitatori tutto l'anno. Ma in quali posti del mondo si verifica questo? Del mondo, non d'Italia, del mondo. Cioè, non esiste un posto al mondo, tranne le grandi città, New York, Parigi, Londra, e dove magari funzionano in fine settimana, però i luoghi come i nostri, i luoghi che hanno le stesse caratteristiche, le stesse tipologie dei nostri luoghi, rientra in quel flusso ovviamente purtroppo concentrato in determinati momenti dell'anno.
perché è cambiata anche l'idea di turismo. Quando io ero piccolino andavo a fare un mese di vacanza, oggi andiamo a fare una settimana o qualche fine settimana, e questo purtroppo è la tipologia che è cambiata proprio un po' a 360 gradi, quindi non è soltanto un problema legato ai nostri territori. Poi è chiaro, dobbiamo implementare di più anche e rafforzare altri periodi stagionali, ma come lo fai? Lo fai anche realizzando eventi di un certo tipo, perché quell'evento ti porta anche a un determinato flusso turistico, cioè non è che la gente viene per venirsi a fare, ci sono pure quelli che vengono, ma se tu lo concentri con determinati eventi concentrati durante l'anno e pubblicizzi quegli eventi, attraverso gli eventi tu fai visitare i luoghi e così vai il turismo spalmato durante l'anno. Esattamente. Paolo, tocca a te. Sì, allora diciamo la mia domanda ne comprime più di una. Allora, l'istituzione del parco, quali ricadute ha avuto a livello di opportunità economiche, sviluppo del territorio e soprattutto in che misura ha contribuito alla tutela dell'ambiente e all'incoraggiamento del turismo? Ha contribuito in modo straordinario in tutto quello che è, per un motivo, perché se non ci fosse stato il parco, il nostro territorio oggi sarebbe stato completamente devastato. Quindi la tutela ambientale non ci sarebbe stata, ovviamente, perché è chiaro che oggi abbiamo conservato e mantenuto quel determinato pregio grazie al fatto che oggi il nostro è appunto un parco nazionale, e questo ci ha consentito oggi di avere un patrimonio ambientale e paesaggistico, un valore ambientale e paesaggistico. Questo è il primo punto. E anche in termini di ricadute economiche, anche lì, se noi non riusciamo a capire che la dieta mediterranea, che i siti UNESCO che abbiamo, le tante attività che ci sono nei nostri territori, il paesaggio stesso, il patrimonio ambientale, tutto questo, oggi, se non lo facciamo diventare opportunità economica, è chiaro che è una follia. Cioè, avere la possibilità di avere la comunità emblematica della dieta mediterranea, voi sapete che in tutti gli indicatori dei flussi turistici la prima cosa che va a vedere un turista quando si deve spostare è dove andare a mangiare, dove mangiare i prodotti tipici di quel posto. Noi abbiamo la fortuna di vivere nella comunità emblematica della dieta mediterranea, che solo questo di per sé dovrebbe rappresentare il principale traino per un certo tipo di turismo. Ecco perché dico le opportunità economiche ci sono. Essere sito UNESCO è un'opportunità economica, fare dieta mediterranea, sviluppare un'azienda a marchio parco è un'opportunità economica, rientrare nella rete bus della dieta mediterranea è un'opportunità economica, cioè e tanto altro. Il settore del turismo in un parco nazionale è un'opportunità economica. E allora noi dobbiamo capire che oggi il parco non è un vincolo, non è un limite, non è un nemico, ma deve essere il principale alleato di tutti i settori. È chiaro, chi vuole fare speculazione, chi vuole fare sciacallaggio, chi vuole fare vuole costruire a prescindere perché appunto vuole speculare per i propri interessi, il parco è un limite, non è un'opportunità, è un limite, però è un limite per quello che vogliono distruggere il territorio, che vogliono avere profitti personali, non profitti di comunità, non profitti per la collettività. Oggi quali sono i profitti per la collettività? Secondo voi è più utile avere un luogo mare, una spiaggia preservata e quindi con un flusso anche controllato, o piuttosto che su quella spiaggia ci andiamo a costruire una casa dove ci vanno a vivere delle persone? Io penso avere una situazione preservata. Oppure è più utile oggi avere i prodotti della dieta mediterranea o in quei terreni dove si coltivano i prodotti della dieta mediterranea realizzare degli immobili, ulteriori immobili e quant'altro? Allora, ecco, questo ci deve far capire che oggi il Parco Nazionale del Cilento Moreno d'Alburni è veramente una grande opportunità. A prescindere dagli uomini, i presidenti passano, però resta l'ente, resta il territorio, restano i nostri luoghi, restano le nostre bellezze e le nostre ricchezze. Che sono tante. Come? Allora, continuiamo, che sono tante le bellezze di te. Esatto. Continuiamo con Raffaele Pio Mazzone. Sì, Presidente. La mia domanda si ricollega molto alla situazione attuale pandemico-emergenziale.
Secondo lei quanto tempo, insomma, ritiene sia ancora necessario perché la campagna possa uscire dalla zona rossa? Beh, dipende dal grado di responsabilità che noi abbiamo. Più responsabili oggi ognuno di noi è, e prima usciamo dalla zona rossa. Prima la zona rossa si esce quando i dati del contagio inizieranno a cambiare, inizieranno a scendere la curva del contagio. Quando inizieremo ad avere le situazioni degli ospedali, non quella che viviamo oggi, che sono iperaffollate, c'è purtroppo una situazione anche di grande preoccupazione e di grande serietà. Allora la zona rossa, gli indici principali legati alla zona rossa sono la possibilità, appunto, la situazione del sistema sanitario da una parte, e dall'altra chiaramente il numero dei contagi. Noi dobbiamo oggi mettere in campo veramente un'azione di responsabilità personale che conta più di tutto, perché indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti, avere atteggiamenti responsabili, ci consentiranno di uscire prima da questo momento emergenziale. Se noi continuiamo con l'irresponsabilità di vedere ancora assembramenti come se niente fosse, e comunque quando ognuno fa quello che ritiene più opportuno, allora usciremo sicuramente più tardi da questa situazione seria che stiamo vivendo. Grazie. Anche perché ricordiamoci che non esiste solo il coronavirus, ma ci sono altre patologie che purtroppo vanno avanti. Bravissima, bravissima. Il Covid non ferma le altre patologie, purtroppo. E il rischio che le altre patologie, ferma le cure, soprattutto quelle che, dove la tempestività della diagnosi e la tempestività della cura fanno la differenza in termini di guarigione, il rischio vero è rappresentato dal fatto che, non avendo cure tempestive, diagnosi tempestive, si rischia di morire e si rischia di avere comunque una prognosi in pausa. Esattamente. Ivana, vuoi dire qualcosa? Sì, allora, si è parlato di territorio, di vincoli del parco, però io mi occupo di turismo nel mio piccolo, sono laureata in scienze del turismo e ci siamo incontrate un po' di volte a Palinuro quando hanno fatto i convegni, le situazioni dove si è parlato del nostro territorio. Secondo lei il Parco Nazionale del Cilento si può parlare di territorio unico oppure c'è una divisione interna? Perché prego. Dimmi, completa. No, ho finito. No, hai fatto una bella domanda, perché noi viviamo in un territorio dove prevale la cultura del piccolo orticello, nel confine del proprio comune. Esatto. E invece il parco, se oggi prendiamo tutti coscienza e ci rendiamo conto che se ragionassimo un po' di più come territorio vasto, come area vasta, come territorio unico, superando gli steccati ideologici del piccolo orticello, contiamo di più. Potremmo avere più peso anche nelle logiche politiche, economiche che si sviluppano nei territori. Quindi, e devo dire però su questo un po' di più, non, ma un po' di più rispetto a qualche anno fa si è riuscito a fare. Oggi c'è di più la coscienza, soprattutto in persone come te, in giovani, c'è di più la coscienza e la voglia di ragionare come territorio unico e non come singolo paese. Quindi, cosa che non succedeva qualche anno fa. Quindi devo dire che il lavoro che stiamo facendo, le azioni che stiamo mettendo in campo, stiamo cercando di contagiare in questo caso le persone e far capire che invece il parco è il territorio. Quindi fare rete. E di fare rete, brava. Continuiamo con Edoardo. Buonasera Presidente. Ciao Edoardo. Le voglio fare una domanda sulla biosfera del parco. Sì. All'interno del parco è presente un'area marina protetta, ce ne descrive qualcuno? No, ce ne sono due aree marine protette. Abbiamo due aree marine protette, l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e Baia degli Infrischi della Masseta, e anche lì oggi c'è un grande lavoro per preservare un territorio, per valorizzarlo, per fare in modo che ci possa essere una grande opportunità. E non sottovalutato un altro aspetto: come tante volte per un turista sapere di andare in un'area marina protetta, quel territorio ha un appeal maggiore, quel territorio ha un fascino maggiore, ha un interesse maggiore. Ecco perché anche qui vale un po' il discorso che abbiamo fatto in precedenza con il Parco Nazionale, quindi con l'area protetta in quanto tale. Cioè anche le aree protette rappresentano un'opportunità. Bene, proseguiamo con Luigi Baldi.
Buonasera Presidente. Sì, sì. Ciao Luigi. Io le volevo porre questa domanda. Cos'è che l'ha fatta avvicinare così tanto al mondo della politica? Soprattutto, che non so, per il sogno di vedere il parco, la zona in cui ha vissuto, crescere, migliorarsi, o per cosa? Guarda, non c'è niente di più bello nel fare un qualcosa, nel realizzare un qualcosa. Io ho fatto 10 anni il sindaco e ti assicuro ogni tanto la sera tardi, perché io vado a dormire notoriamente molto tardi, perché nelle ore più tardi faccio un po' il lavoro vero, cioè nel senso che mi sto un po' a leggere le cose, a programmare quello che devo fare nei giorni successivi e a fare le cose che avevo programmato nei giorni precedenti. E molte volte mettendomi in macchina, mi sono messo in macchina e giro, faccio un giro per il mio paese. Ti posso assicurare che non c'è niente di più bello nel vedere alcuni luoghi che prima erano luoghi degradati e poi magari c'è un parco giochi, o nel vedere alcuni luoghi dove prima c'erano elementi di pericolo, poi c'è un marciapiede e tante altre cose. È un qualcosa che ti inorgoglisce molto. Io penso che oggi dobbiamo superare l'idea di dire la politica è tutta corrotta. Se noi ragionassimo così, ovviamente chi la fa? La fanno i mediocri e i corrotti. Allora, se ognuno di noi non avverte la responsabilità di metterci la faccia, la responsabilità di dire io voglio oggi impegnarmi per la mia terra e lasciare anche un segno per la mia terra, e allora noi va avanti il paradigma di una politica corrotta e dei mediocri e continueremo a averla tale, però poi ci lamentiamo. E allora il diritto di lamentela c'è quando noi però facciamo almeno qualcosa per cercare di cambiare quel sistema che non va bene. Oggi purtroppo il livello della politica italiana non è granché, ce lo possiamo dire, la mediocrità spesso trionfa anche nei nostri territori e io penso che bisogna mettere in campo e contrapporre a quella mediocrità la competenza, contrapporre a quella mediocrità il sacrificio, l'impegno. Ecco, e se questo impegno e sacrificio lo mettiamo a disposizione della collettività del territorio, penso che facciamo qualcosa di molto bello. E questo è uno dei motivi principali che mi ha spinto oggi a metterci la faccia e a partecipare. E ci sono, vi assicuro, grandi difficoltà. Ma ve ne dico anche un'altra: diffidate oggi da quei politici che vivono con la politica. Oggi chi ha un suo lavoro, e io fortunatamente vivo col mio lavoro, che tra l'altro adoro e amo e non ho mai smesso di fare la mia attività di chirurgo, chi vive con il proprio lavoro oggi non ha bisogno di fare imbrogli o di fare cose che magari molto oltre le cose lecite e consentite. Io penso che il problema vero è che chi invece vive con la politica è ricattabile. Già, perché deve mantenere per forza quella poltrona, altrimenti perdendo quella poltrona perde la principale ragione di economica e anche sociale in alcuni casi. Ecco perché io dico oggi c'è bisogno che chi ha competenze, chi ha una storia anche lavorativa propria, deve avere il coraggio di mettere a disposizione anche una parte importante del proprio tempo per la terra nella quale viviamo e per quella terra alla quale dobbiamo tanto, perché ricordiamoci sempre che qui ci sono i sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori, e se noi vogliamo avere rispetto per quei sacrifici dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che un domani anche i nostri figli possano avere delle opportunità dalla nostra terra così come le abbiamo avute. Bene, concludiamo con l'ultima domanda, Luigi Di Gregorio. Buonasera Presidente. Ciao Luigi. Volevo chiederle, sono venuto a conoscenza della sua scelta di dimettersi dopo diversi anni come Presidente del Parco Nazionale del Cilento. Può dirmi le ragioni che l'hanno spinta a tale decisione? Sì, mi dimetterò il 31 dicembre, vi do questa anteprima, la data di dimissione. Ma perché penso che nella vita io ho fatto la scelta di candidarmi in Consiglio regionale perché in questi anni, devo dire la verità, noi come parco non abbiamo avuto una grande interazione con la Regione. Oggi mi sono candidato proprio per cercare di creare sinergie con il territorio e con realtà come il parco e chiaramente i comuni del territorio per rafforzare il nostro. E quindi io sento anche il dovere, avendo anche una classe dirigente all'altezza, cominciata dal vicepresidente del Cono de Lia, persona che ha lavorato con me, abbiamo lavorato insieme a tutto il direttivo, un direttivo anche di persone di qualità,
io penso che loro possano continuare questo percorso, che almeno fino alla scadenza, che sarà nella prossima primavera. Poi toccherà al ministro decidere chiaramente chi dovrà continuare a guidare il parco, però è un atto, secondo me, di responsabilità, ma soprattutto un atto di rispetto nei confronti di chi mi ha votato per fare il consigliere regionale, ed è giusto che lo faccia in modo dedicato, e di rispetto anche nei confronti delle persone che hanno lavorato con me e che possono tranquillamente continuare a portare avanti il parco. Chiaramente io continuerò ad occuparmi di parco, continuerò a lavorare in sinergia col parco e cercherò di rafforzare ovviamente tutto questo percorso che abbiamo fatto. Allora, Presidente, noi terminiamo le interviste con una domanda: qual è il segreto per farcela? Qual è il segreto per farcela? Sì. Non arrendersi mai, non scoraggiarsi e non abbattersi quando ci sono anche delle fisiologiche, dei momenti difficili che sono fisiologici. I momenti difficili ci sono sempre in un percorso. Questo vale per le attività lavorative, questo vale ancora di più per la politica. Però quando hai un sogno, quando credi in qualcosa, beh, allora non puoi non rialzarti anche quando cadi. Ecco, questo è quello che bisogna fare, crederci sempre, perché prima o poi quel sogno, quando sei tenace, sei determinato, eccetera, lo vedrai realizzato. E quando credi in qualcosa, quel qualcosa deve essere la tua linea guida, deve essere la tua stella cometa, deve essere il momento in cui devi poter arrivare, ma per continuare, perché poi quel punto d'arrivo non c'è mai. Quel punto d'arrivo di fatti non c'è mai, è un continuo sì. Guai sentire ognuno di noi se ci sentissimo ormai arrivati, significa fermarsi. No, bisogna sempre continuare avanti, avere sempre altri stimoli, bisogna sempre crederci. Io dico, non arrendetevi, lo dico a voi giovani, anzi, e veramente ringrazio Gianni e ringrazio voi per questa opportunità, perché veramente questo incontro, anche se breve, spero anche di ripeterlo insieme a voi, mi fa essere fiducioso in che cosa? Il fatto che oggi abbiamo dei giovani come voi, bravi, preparati, competenti, appassionati, che hanno voglia di confrontarsi, che hanno voglia di impegnarsi. Ecco, questo è l'elemento di stimolo, perché se non ci fosse tutto questo, e allora quali potrebbero essere gli stimoli? Non ci sarebbero stimoli. Invece voi siete il principale stimolo, siete la motivazione principale per quello che facciamo. Guardate, oggi fare politica seria significa tornare alle 9:30 a casa, dopo stamattina sono uscito presto, ho visto i miei figli che dormivano stamattina e adesso non li vedrò che dormono questa sera. Cioè, significa sacrificare una parte importante della propria famiglia, significa sacrificare anche alcune proprie passioni, sono tante passioni che ho dovuto mettere da parte, perché se vuoi fare la politica seriamente ci devi dedicare del tempo, ti devi impegnare, però ne vale la pena. Quando riesci a realizzare qualcosa e quando hai la possibilità di confrontarti con persone come voi che hanno la curiosità anche e l'interesse, lo stimolo per il proprio territorio, allora significa bene, anche questa giornata ne valsa la pena tornare a quest'ora a casa e impegnarsi durante tutta la giornata per fare qualcosa di concreto. Tra l'altro, fa piacere dirlo, stamattina sono stato a visitare i luoghi delle esondazioni del posto di Policastro, che hanno avuto veramente molti danni, ho trovato una situazione e anche lì ho sentito la responsabilità e il dovere di andarci. Molti hanno fatto i comunicati, hanno espresso la solidarietà. Io penso che fare politica significa anche non farla dietro la scrivania, ma farla anche sui luoghi. Voi dite che cosa è cambiato? Nulla, però probabilmente per quelle popolazioni, per quei sindaci, per quegli amministratori, vedere anche la presenza di un consigliere regionale che è andato lì a chiedere che cosa è successo, a chiedere e a far sentire anche il sostegno, beh, io penso che è utile per dare anche un po' di più umanità alla politica. Non è vero che oggi dobbiamo soltanto fare i post e ragionare sui social, io penso che ancora conta molto il fatto di sentire una determinata presenza. Io ho sentito la responsabilità, io ho sentito il dovere di andare a rendermi conto direttamente e a portare la solidarietà a quelle popolazioni direttamente. Poi ognuno ovviamente esercita il ruolo come preferisce, però penso di aver fatto una cosa utile, quantomeno alla mia coscienza e quantomeno anche a qualche persona che ha visto una speranza in più e quantomeno ha visto un territorio non proprio dimenticato, un territorio dove, rispetto al quale c'è qualcuno che se ne occupa. Quindi grazie veramente a voi di tutto. No, grazie a voi. Allora, siamo giunti al termine, vi ringrazio per averci dedicato del tempo.
Grazie mille ragazzi per essere stati con noi e grazie ai radioascoltatori per averci seguito. Alla prossima. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.